Il comune propone ai residenti di Via Buccini le case di riposo. Campione, casa di riposo per le famiglie di Via Buccini, soluzione temporanea. Denunciato 60enne ubriaco per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, resistenza pubblico ufficiale. Un chilo di marijuana in auto, fermato un 31enne di Riesi. Stabilizzazione forestali o prima del voto o mai più. Settimo Musical Museo, tutto pronto per il via, in programma il 3 maggio. Una scuola di ballo di Caltanissetta al Teatro Ariston di Sanremo. Crisi polo civico Giunta Ruvolo, al via la fase congressuale. Ci troviamo davanti all'Istituto Autonomo Case Popolari di Caltanissetta. Qui ci sono i residenti di Via Puccini. Hanno già ricevuto le ordinanze di sgombero. Oggi è il 2 maggio, giorno 10 maggio dovrebbero lasciare le loro case. Ci sono proprietari e ci sono affittuari. Sono circa 64 famiglie. Il punto qual è? È stato pubblicato l'avviso da parte dello IACP per acquistare delle case da dare a queste persone. Ricordiamo che queste persone vivono in delle case che sono state dichiarate a rischio crollo, dichiarate dall'Istituto di Catania. Quindi per questo motivo ci sono anche i proprietari, devono essere acquistate delle nuove case, però mancano 8 giorni e ancora queste case nuove non ci sono. Nel frattempo il comune sta cercando delle sistemazioni temporanee, però per esempio lei, che sua madre vive in una di queste case, ha appena ricevuto una telefonata davanti a noi, che l'abbiamo sentita, in cui le propongono che cosa? Di mettere a mia madre in un ricovero. In una casa di riposo? Sì, in una casa di riposo. Signora, lei prima mi diceva: io non lascerò mai la mia casa. È vero, lo confermo, non esco. Anche se le trovano un'altra casa, lei non è disposta ad uscire? No, no, io non abbandono così facilmente 34 anni di ricordi, crescita, di tutto. Mio padre fece allora tanti sacrifici per ottenere questa casa e io lotterò per questo. Neanche io la lascio la mia casa, perché ho speso un sacco di soldi nella mia casa. L'istituto non ha speso neanche un centesimo e io mi sono mangiata la buona uscita di mio marito per aggiustarmi la casa. E non voglio uscire assolutamente dalla mia casa. E se si deve aggiustare la casa mia di dentro non si tocca, non si tocca. Qualcuno di voi diceva: non crediamo che queste case sono a rischio crollo perché non vediamo questi problemi. Se c'è da sistemarle, si sistemano. Sì, è vero. A quanto pare tutti abbiamo un dubbio che queste case, perché se fosse così a quest'ora noi saremmo già fuori. Certo, a rischio crollo, come dicono, la cosa è imminente. E che facciamo là dentro? Allora, le ordinanze sono arrivate, scadono giorno 10. Noi il 10 dovremmo essere già fuori di casa. Ma senza una casa? Andremo nell'albergo? B&B, al ricovero, come dice il signor Salerno, che vogliono portare sua madre là, che è disabile. Pure io sono una disabile. Dove mi portano? Dal 10 in poi, noi quando dobbiamo uscire, noi vogliamo la vigilanza, perché giustamente se noi usciamo ci potrebbe essere qualcuno abusivo che potrebbe entrare nelle nostre case. Noi vogliamo la vigilanza. Ascolta, cara, ci hanno telefonato. Adesso? Ora, adesso, ci hanno telefonato la Blandino che ci vogliono mandare al ricovero. Anche a lei? Io, la proprietaria, mi mandano al ricovero, ma sono pazzi! Ma sono pazzi! Al ricovero, una casa di riposo lei? Casa di riposo, ricovero, che ne so che cos'è. Sì, allora ci riferisca che noi non andiamo nella casa di riposo, negli alberghi, vogliamo rimanere a casa. Sì, sì, va bene. Mi sente? Sì, va bene, può allora, parlare. Noi comunque stiamo vedendo di poter alloggiare temporaneamente le persone, in questo caso case di riposo o altri posti che hanno dato la disponibilità. Sempre una cosa molto temporanea. No, no, ma no. No, non vogliamo niente noi. Noi vogliamo una casa. Quindi non vuole uscire. No, non voglio uscire per nessun motivo. La
L'assessore alle politiche sociali Carlo Campione è giunto qui allo IACP per una riunione sui residenti di Via Puccini. Questa mattina, mentre aspettavamo con loro, hanno ricevuto quasi tutti la stessa telefonata in cui vengono invitati a trasferirsi momentaneamente in una casa di riposo in attesa delle case. E molte persone l'hanno presa male, anche perché non hanno età di casa di riposo. Ma io mi permetto di ribadire che l'obiettivo dell'amministrazione è quello che abbiamo anche poi dichiarato in sede di incontro con il prefetto, che è quello di fare un trasloco soltanto, ma questo non vuol dire che noi comunque dobbiamo essere preparati ad ogni tipo di soluzione. E cosa che noi abbiamo fatto, ci siamo attivati coinvolgendo comunque diciamo, le strutture disponibili, parliamo di 180 posti. Cosa che abbiamo fatto? Ma il nostro obiettivo, stiamo lavorando per questo, io sono qui oggi all'IACP per cercare di concludere gli accordi che riguardano l'unico trasloco. Ribadisco però una cosa, la voglio chiarire con molta serenità e disponibilità dell'amministrazione. L'amministrazione ha fatto di tutto per fare in modo che gli animi siano sereni. Addirittura, non so se ha fatto bene a questo punto, trasmesso il verbale che noi abbiamo sancito, scritto all'assessorato, dove si stabilivano gli impegni dell'amministrazione, dell'IACP. Ma più di questo, perché c'è un problema di ordine pubblico, io mi rendo conto, e io sto cercando di affrontarlo con molta serenità e con la serenità che voglio trasmettere ai nostri concittadini. Questo stiamo facendo e questo stiamo facendo, non posso dirvi ora è tutto risolto, stiamo lavorando ogni giorno, io vengo oggi, ho fatto una serie di incontri e per ultimo sono andato a verificare la prima cosa se hanno, quando sarà pubblicato il bando, ma sono lavori giorno dopo giorno e non per questo posso lasciare perdere quello che sta facendo agli uffici, che devono comunque lavorare. Ma intere famiglie nella casa di riposo? No, queste sono soluzioni che noi comunque dobbiamo avere pronte. Non sappiamo, ma metta caso il bando non esce. Noi no, l'abbiamo scritto, sì, ma non esce. Dobbiamo essere pronti a tutto e stiamo attivando tutta una serie di operazioni che secondo me vanno fatte. Per apparenti futili motivi e a causa dello stato di ubriachezza, un 60enne nisseno nella serata di ieri in via Xiboli a Caltanissetta si sarebbe presentato presso l'abitazione di una vicina di casa inveendo contro di essa e minacciandola verbalmente. La donna, impaurita e preoccupata dell'atteggiamento aggressivo del vicino, ha chiesto l'intervento della polizia. Sul posto è giunta una pattuglia della sezione volanti che ha identificato l'uomo, che agli occhi degli agenti si è presentato in evidente stato di ubriachezza, desunta dall'alito fortemente vinoso, gli occhi lucidi e le difficoltà a sorreggersi sulle gambe e deambulare. L'ubriaco ha rifiutato di farsi identificare dai poliziotti, minacciandoli a più riprese fino a quando è stato trasportato al pronto soccorso da un'ambulanza del 118. L'atteggiamento aggressivo e minaccioso dell'uomo è continuato presso il presidio sanitario, dove ha continuato a minacciare i poliziotti, medici e infermieri. Una volta sedato, il sessantenne, con pregiudizi di polizia per minacce, ingiuria, molestie e disturbo alle persone, guida sotto l'influenza dell'alcol e interruzione di servizio pubblico, è stato compiutamente identificato e denunciato in stato di libertà alla locale procura della Repubblica per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. All'uomo è stata contestata anche la violazione amministrativa per manifesta ubriachezza. I carabinieri della stazione di Riesi hanno arrestato in flagranza di reato il riesino Daniele Fantauzza, 31 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di oltre un chilogrammo di droga. I militari della stazione carabinieri di Riesi hanno intercettato l'uomo a bordo di un'auto in via Flora. Fantauzza non si è fermato, tentando di disfarsi di un involucro, gettandolo dal finestrino durante il breve inseguimento, ma è stato bloccato e l'involucro recuperato. All'interno dello stesso è stato rinvenuto oltre un chilo di sostanza stupefacente di tipo marijuana. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e il giovane è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria nissena in attesa di giudizio. Musica.
Decreto di legge sulla stabilizzazione dei lavoratori forestali, o prima del voto o mai più. È con questo slogan che si terrà giovedì 4 maggio alle 18 presso la Sala Sicania del Comune di Marianopoli un'assemblea dei lavoratori forestali della provincia di Caltanissetta, alla presenza del segretario nazionale del SIFUS Confali Maurizio Grosso e del segretario generale interprovinciale Ali Confsal Manuel Bonaffini. La proposta di legge in sintesi prevede un allargamento delle competenze dei lavoratori forestali alla manutenzione del territorio e prevenzione degli incendi per arrivare anche alla messa in sicurezza del territorio siciliano. La Sicilia, spiega Bonaffini, non ha una legge che riguarda la messa in sicurezza, il suo territorio è tra i più disastrati. Circa 270 comuni sono a rischio idrogeologico. I drammi dei mesi scorsi confermano questa fotografia. I forestali dunque potrebbero essere fondamentali, hanno le competenze per occuparsi di territorio. Il comparto, conclude il sindacalista, potrebbe anche reperire nuove fonti di finanziamento, soprattutto dall'Unione Europea, che stanzia fondi per la sicurezza idrogeologica e il lavoro. Oltre ad essere utilissimo tutto l'anno, sarebbe stabile. Tutto pronto a Caltanissetta per accogliere il gioioso fiume di ragazzi, oltre 2.500 partecipanti, 68 scuole italiane ed europee, che inonderà Caltanissetta per la 7ª edizione del concorso internazionale musicale Musical Museo, in programma dal 3 al 6 maggio 2017, rivolto ai giovani talenti provenienti da tutto il mondo, alle scuole secondarie di primo grado, per gli alunni dell'indirizzo musicale e cori scolastici. Il maestro Mirko Gangi, direttore artistico della Kermesse, messi a punto gli ultimi dettagli e in prima linea per coordinare la logistica di una manifestazione ormai al top tra quelle nazionali del settore che da quest'anno è diventata internazionale. A tal proposito, grande attesa per l'arrivo del maestro spagnolo Angel Civit Fons, che valuterà la manifestazione per certificarne l'ingresso nella Federazione Internazionale. Il concorso si è visto confermare il patrocinio dell'UNESCO per la terza volta consecutiva e la medaglia della Presidenza del Consiglio. Riconoscimenti che certificano l'ottimo lavoro del comitato organizzatore e la valenza dell'evento ormai riconosciuto tra i primi in Italia. La serata di gala, durante la quale si esibiranno tutti i vincitori delle singole sezioni, è in programma sabato 6 maggio al Teatro Margherita, inizio 20:45, e sarà condotta da Tiziana Martorana, giornalista di Rai 3. Una bellissima soddisfazione per l'insegnante di danza di Caltanissetta Francesca Gallina, che dal 3 al 6 maggio porterà 20 allievi al Teatro Harrison di Sanremo per il 19° Festival Mondiale di Creatività nella Scuola 2017. Lei quindi ha ricevuto questo invito a novembre, mi diceva, ha preparato i ragazzi e adesso si parte. Sì, ho preparato i ragazzi. Dopo aver ricevuto questo invito mi sono molto emozionata perché è stata una sorpresa. E ho presentato il curriculum perché hanno voluto sapere. E abbiamo mandato il primo video e i ragazzi sono passati in finale. E quindi giovedì si parte. Che età hanno i ragazzi che porterà a Sanremo? Hanno dai 8 a 18 anni, perché c'è il limite di età anche per partecipare al concorso. E super giù in cosa si esibiranno? Danza classica, moderna? È un danza contemporanea, però ci sono pure il classico inserito, perché sono tre gruppi diversi, dai ragazzini che faranno una parte di contemporaneo, i medi anche, e poi i grandi faranno il classico, ma tutto in un'unica coreografia che rappresenterà gli elementi della natura. Lei, che sappia, è l'unica insegnante di Caltanissetta che parteciperà a questo concorso con i suoi allievi? Sì, sono soltanto io. E quindi la prossima settimana ci farà sapere com'è andata. In bocca al lupo a tutti. Grazie, crepi.
Un mese fa, in occasione delle dimissioni di uno dei tre coordinatori del Polo Civico, l'avvocato Boris Pastorello, l'assemblea del Polo Civico dichiarò: «Non siamo stati né mai saremo complici e nemmeno le stampelle di qualcuno per scelte individuali o di bottega, se si tenterà di stravolgere il mandato che i cittadini ci hanno assegnato». Detto fatto, il Polo Civico apre una nuova crisi in seno alla maggioranza dell'Alleanza per la Città che sostiene la giunta del sindaco Giovanni Ruvolo. Lo fa lanciando una fase congressuale a stretto giro di posta, da concludersi entro maggio, all'esito della quale il movimento, di cui lo stesso sindaco è fondatore, deciderà se rimanere in giunta o andare all'opposizione. Di fronte all'evidenza di una retromarcia rispetto ad ogni proposito elettorale, dichiarano Marina Castiglione e Piero Cavaleri, che ha messo in luce l'impossibile assimilazione di stili e finalità nuovi rispetto alle vecchie logiche partitiche, di fronte alla determinazione di una pax equivoca che mira ad altri traguardi, il Polo, in linea con quanto richiesto dall'Assemblea di dicembre, ritiene opportuno interrogarsi, ed è per questo motivo che aprirà una fase congressuale che si svolgerà entro il mese di maggio, quale verifica del patto elettorale e della coerenza degli interpreti chiamati a realizzarlo. Gli eventi successivi alla crisi di Alleanza, che avrebbe dovuto condurre ad atti evidenti e immediati di rilancio dell'attività di programma, fanno registrare viceversa un'unica accelerazione. L'evidente connubio tra alcune frange della maggioranza e singoli personaggi della minoranza, nel deliberato intento di ostacolare la realizzazione del programma di governo della città. Questo disegno è ancora più evidente nell'atteggiamento di chi, per mezzo di trasversali opere di demonizzazione personalistica e di falsificazione dei fatti oggettivi, intende screditare l'azione del Polo Civico, che con coerenza e lealtà ha sempre posto al centro della propria azione politica l'interesse dei cittadini nissani. Ad affermarlo è l'Assemblea del Polo Civico, guidato da Piero Cavaleri e Marina Castiglione, che ricordano: l'amministrazione Ruvolo è nata dall'aggregazione di forze della città, che attorno ad un modello di cambiamento politico fondato sulla coesione sociale proposero in diversi forum a tutte le forze civiche di partito di discutere e lavorare per il bene comune. L'obiettivo era quello di riposizionare la città, intesa come comunità, al centro degli interessi politico-amministrativi. All'appello risposero il PD e allora l'UDC, che ritrovarono a considerare i modelli della democrazia partecipativa e deliberativa una piattaforma comune. Nacque così l'Alleanza per la Città. L'esperimento ci ha sempre visto convinti sostenitori del dialogo nelle diversità, senza i giochetti della vecchia politica, che oggi sembrano voler essere riproposti da alcuni, ad esclusivo personale interesse in vista delle prossime scadenze elettorali. Anche in occasione dell'azzeramento di giunta, il Polo Civico considerò prioritaria l'idea piuttosto che le persone, e senza recriminazioni ebbe l'ingenua fiducia di credere che il cambiamento atteso sarebbe maturato più rapidamente. Oggi, prosegue la nota, scopriamo che persino alcuni consiglieri della maggioranza considerano il regolamento della partecipazione, spina dorsale del programma famigerato, che contribuiscono a eseguire con pervicace cadenza il taglio delle teste, lo sminuimento delle iniziative e il silenziamento delle istanze legittime votate dai cittadini. Come se non bastasse, a distanza di quasi un anno non si vedono fatti che manifestino con evidenza la famosa o famigerata svolta. Nessun atto amministrativo ha riguardato le filiere agroalimentari, volano di uno sviluppo a parole, fermi nel sostegno finanziario il campus biomedico, il consorzio universitario, anche a causa delle promesse non mantenute del presidente Crocetta. Le opere di compensazione, occasione di risarcimento per un territorio che ormai ha una centralità viaria virtuale, hanno prodotto soltanto un'infruttuosa sfilata romana organizzata dall'onorevole Daniela Cardinale e un riassestamento delle richieste, senza alcuna quantificazione dei danni subiti, scelte più utili a chi deve risarcire piuttosto che alla città che deve essere risarcita. Anche le grandi opportunità offerte da Agenda Urbana, che dovrebbe portare 22 milioni di euro, sono in una fase embrionale priva di un'analisi dei fabbisogni concertata e analitica. L'Ufficio Europa resta sulla carta. Il disagio profondo vissuto dagli aderenti del Polo Civico è frutto di aspettative frustrate di rappresentanze politiche che privilegiano le intese con gli oppositori del programma,
programma, ammiccando al taglio delle teste di chi legittimamente vuole concretizzarlo. L'alleanza è nata su un programma e per raggiungere un fine ambizioso, non amministrare bene la città, cosa che potrebbe e dovrebbe assicurare qualunque amministrazione di qualunque colore, ma superare finalmente un modo di governare che tiene lontani i cittadini dalla politica, sentita come palude di carrierismi, ruoli e utilitarismi. La partecipazione per il polo civico quindi non è uno slogan, averla colpevolmente banalizzata mira a travisare e rendere incomprensibile ai cittadini un'alleanza politica che se utilizza queste modalità non ci appartiene. Per noi l'approvazione del regolamento della partecipazione significa garantire gli strumenti di una pianificazione strutturata, di un sistema di lavoro nuovo, in costante collegamento con i cittadini ed è perciò questione fondamentale. Solo attraverso gli strumenti partecipativi, ben lungi da logiche spartitorie, è possibile il raggiungimento di concreti obiettivi, condivisione del bilancio comunale, PRG, piano dei rifiuti, sviluppo economico, riqualificazione del centro storico, politiche sul turismo culturale e religioso, politiche sociali, verde pubblico e sostenibilità.